Buonasera e benvenuti al nostro appuntamento con Sabato Sport. Iniziamo ovviamente parlando di calcio e del campionato di Serie C. Si gioca la 33esima giornata nel campionato di Serie C. Oggi sabato si sono disputati tre anticipi. Formazioni umbre entrambe vittoriose, successo casalingo del Gubbio e vittoria esterna del Perugia. Questi risultati: Gubbio Matelica 3-0, vittoria in trasferta del Perugia Imola per 1-0, Fermana Modena 1-0. San Benedettese e Triestina è stata rinviata. Le partite di domani: Alma Juventus Fano Vispesaro, Cesena Legnago Salus, Mantova Feral Pisalò, Sud Tirol Arezzo, Carpi Virtus Verona e Padova Ravenna. Sarà un Arezzo decimato quello che affronta domani a Bolzano il Sud Tirol. Oltre al valore dell'avversaria, Stellone deve fare i conti con le numerose assenze. Partiamo dagli assenti, è un elenco che sembra essere quasi quello di un 11 titolare. Mancheranno già i giocatori insomma infortunati prima della gara di domenica con Limolese, si sono aggiunti più, che ha riportato insomma un problema al piede, starà fermo per un minimo ancora un paio di settimane, e Maggioni in allenamento ha riportato anche lui un problema alla caviglia, che anche lui secondo me un paio di settimane minimo dovrà stare fermo. Speriamo di recuperare il prima possibile Serrotti, Carcalis, Altobelli, che sono quelli che secondo me rientreranno, non penso con la gara col Modena, speriamo, ma quella dopo la Vispesaro ci saranno insomma. Però abbiamo una rosa ampia e ci permette, che nonostante le assenze, insomma, di avere una rosa competitiva. Uno dei migliori attacchi, quello del Sud Tirol, e un Arezzo che nelle ultime giornate ha consolidato soprattutto la difesa. Sarà un 3-5-2 o una linea 4 quella di domani? Vediamo, abbiamo già deciso, abbiamo gli 11 iniziali che partiranno domani, abbiamo caratteristiche per passare dalla linea della difesa 4 alla difesa 3 o viceversa, insomma, quindi abbiamo lavorato su un paio di moduli e con gli stessi interpreti possiamo fare tutti e due. In questo periodo stiamo subendo pochi gol, il merito non va solo al portiere e alla difesa, ma a tutti i reparti. Dobbiamo continuare a lavorare così, perché affrontiamo soprattutto una squadra che in casa ha perso poco, che ha il miglior attacco, che ha una delle migliori difese. Anche un punto sarebbe importante. Vediamo come si mette la partita, oggi potrebbe un punto darci una grande spinta, ma dipende poi come si mettono sempre le partite. Sicuramente dobbiamo affrontare la gara con la giusta determinazione, con la giusta cattiveria, con la giusta concentrazione, perché hanno una squadra forte in tutte le parti. Cerci non sarà convocato? No, Cerci non è convocato. Veniamo al campionato di Serie D. Domani si gioca la 23esima giornata. Per motivi legati al Covid-19, Siena e San Giovannese non scenderanno in campo. La partita è stata rinviata. Vediamo gli altri incontri in programma. Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano, Flaminia Scandicci, Foligno Montespaccato, Ostia Mare Lido, Tiferno Lerchi, Pianese Cannara, Sinalunghese Grassina, Sporting Club Trestina, San Donato Tavernelle e Trastevere Lornano Badesse. Impegno insidioso quello di domani al Brilli Peri per l'Aquila Montevarchi. I rossoblù ricevono la visita del Follonica Gavorrano, calcio d'inizio alle 15. Dall'alto dei 40 punti in classifica e del secondo posto saldo e meritato, il Montevarchi potrebbe essere considerato favorito nel confronto di domenica con il Follonica Gavorrano. Eppure, come accadde domenica scorsa a Tavernelle con il San Donato, in ritardo ancora maggiore, l'impegno sarà altrettanto severo per Amatucci e compagni. Poco importa se nel recupero recente del match d'andata, il 10 febbraio scorso, i rossoblù di Malotti hanno fatto il colpo in trasferta. Gli ospiti sanno bene che in caso di sconfitta rimanderebbero ancora la rimonta verso le posizioni altissime della graduatoria. Consapevoli delle aspirazioni altrui, gli aquilotti stanno rifinendo la preparazione settimanale, cercando di curare ogni dettaglio e di adottare le necessarie contromisure. Tra l'altro, il raggiungimento della soglia psicologica della quota 40 non fa tirare i remi in barca al Montevarchi. Il patto condiviso è di arrivare fino in fondo rimanendo più in alto possibile. Per quanto riguarda la disponibilità degli effettivi, mancheranno tra i valdarnesi per squalifica il difensore Sean Martinelli e gli infortunati Simone Biagi e Giulio Mulas. Nel campionato di eccellenza, in previsione dei prossimi incontri che segnano la ripresa del torneo, bel colpo del Valdarno. La squadra gialloblu vede infatti il ritorno di Nico Bastianelli. Il forte attaccante ha lasciato la Castiglionese per indossare di nuovo la maglia gialloblu.
È scattato il conto alla rovescia per la ripresa del campionato di eccellenza, l'appuntamento è il 18 aprile, uno dei punti di forza del Valdarno di Figline è Nico Bastianelli che ha lasciato la Castiglionese per tornare nella società gialloblu. Intanto è stato un addio o un arrivederci questo con Castiglione Fiorentino? No, penso che è stato un arrivederci, cioè nel senso anche se per poco tempo io a Castiglioni sono stato molto bene, era un progetto importante quello da parte della Castiglionese, poi questo virus purtroppo ha fermato tutto e quindi per questo ho fatto una scelta di ritornare in una società che conoscevo e che alla fine mi hanno ricercato e abbiamo trovato insomma un accordo per provare a fare qualcosa di importante quest'anno. Senti Nico, tu sei un attaccante di provate qualità, tutti ti cercavano, sei tornato in un posto dove ti conoscono, dovrai convivere con Vangi là davanti, il potenziale offensivo che Brachi ha è di notevole caratura, non vi potete più nascondere. Non ci possiamo più nascondere, con Vangi ho già giocato l'anno scorso, quindi alla fine ci conosciamo, abbiamo imparato a giocare insieme, quindi siamo ben contenti e felici di provare a puntare a una cosa che nonostante quest'anno sia così particolare, però con un torneo 9 squadre ci potrà permettere, se saremo bravi, di raggiungere un risultato importantissimo. Calcio femminile adesso, impegno in trasferta per le ragazze dell'Arezzo Calcio Femminile. Le Amaranto giocheranno domani sul campo della Pistoiese. Seconda partita del girone di ritorno per le ragazze Amaranto che tornano in campo per la 13ª giornata di campionato di Serie C, girone C. L'Arezzo, dopo la vittoria per 6-0 contro il Cella, vediamo le immagini, sarà impegnato sul campo della Pistoiese. Il match sarà disputato al campo sportivo Barni, fischio d'inizio alle ore 15. L'arbitro dell'incontro sarà il signor Palomba della sezione di Torre del Greco. Le ragazze Amaranto occupano la terza posizione in classifica con 28 punti, in coabitazione con la Torres, dietro le capoliste Bologna e Filecchio, che ora distano solo 2 punti. Le Orange di mister Nicoli nell'ultimo match hanno pareggiato 1-1 sul campo del Riccione e si trovano al 7° posto con 16 punti. L'Arezzo ha già incontrato 2 volte la Pistoiese in questa stagione. All'andata la partita finì 6-2 in favore delle Amaranto, grazie ai gol di Costantino, Paganini, Razzolini e la tripletta di Ceccarelli. Adesso la pallacanestro, trasferta molto difficile domani per la Synergy di San Giovanni. La squadra di Cocce e Caimmi affronta in trasferta la capolista Virtus Siena. Il titolo esatto per presentare questa partita potrebbe essere Mission Impossible, ma chiedere a Coach Caimi di fare Tom Cruise ci sembra davvero troppo. Sta di fatto che domani sera a Siena per la Synergy l'ostacolo che si presenta dà un quadro da missione impossibile. Netto il divario tra le due formazioni. La potenza di fuoco della Virtus è tale che per i ragazzi di San Giovanni Valdarno il compito che si prospetta è davvero arduo. Dunque Brandini e soci dovranno giocare senza assilli, consapevoli che non hanno nulla da temere. Perdere con la capolista Virtus Siena non è certo una vergogna. Le partite salvezza per i valdarnesi sono altre e soprattutto si gioca sul parquet amico la possibilità di evitare l'ultimo posto. La Pallavolo Città di Castello informa che per una positività nel gruppo squadra riscontrata proprio stamani, la partita contro l'Emergy Group di San Giustino è stata rinviata a data da destinarsi. Parliamo appunto del campionato di pallavolo. Gli atleti e lo staff seguiranno il protocollo previsto dall'azienda sanitaria locale. Rinviata a data da destinarsi la cronoscalata Camucia Cortona, celebre manifestazione sportiva dedicata agli appassionati dei motori. Secondo quanto ci è stato comunicato, il problema riguarda il tracciato della corsa e in particolare le condizioni di sicurezza della strada provinciale 34 sulla quale si sviluppa la competizione. Per adeguare la strada ai nuovi standard inaspriti a seguito del tragico incidente avvenuto 2 anni fa, sarebbe necessario un investimento importante che, secondo una prima stima, ammonta a circa 100.000 euro a carico dell'ente di competenza di quel tratto di strada. Per quanto riguarda il Comune di Cortona, appoggia la manifestazione comunque quale evento di importanza nazionale e che dà lustro a tutto il territorio aretino.
Un'ultima notizia, un lutto per Castiglion Fiorentino e per l'intero territorio della Val di Chiana per la scomparsa di Danilo Nucci. Nucci, da sempre impegnato nella vita sociale di Castiglion Fiorentino, aveva 74 anni. Per alcuni anni è stato anche un apprezzato e stimato cronista sportivo, avendo commentato le partite di calcio e dilettantistico per alcune testate giornalistiche locali, calcio poi e non solo. Ai familiari le condoglianze dell'intero staff della nostra emittente. Bene, è tutto per questa edizione del nostro Sabato Sport. Grazie della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto con i nostri programmi.